Benvenuti in una nuova puntata di Coffee Break. Mia figlia ha deciso di metterle così. Vuoi andare contro tua figlia? Io non lo farei mai. Coffee Break, una puntata al giorno, una notizia al giorno commentata al volo. Allora, questa mattina parla di social network. Sembra che quelli di Facebook abbiano fatto questa ricerca interna per stabilire quanto e se Instagram può essere dannoso. La ricerca, a quanto pare, ha tirato fuori che Instagram sia una piattaforma estremamente pericolosa, soprattutto per la psiche delle ragazze. Ci sta, cioè il ragionamento ci può anche stare. Instagram è la sagra del vorrei ma non posso, è la sagra del non quello che sei ma quello che vorrei essere. Filtri, modifiche, cambi fisici, insomma, alla fine è sempre un concetto dell'apparire. Su Instagram il concetto è apparire, apparire, apparire. E ci sta che nella psiche, nella psicologia delle ragazzine, delle donne, delle ragazze, effettivamente tutto questo continuare a vedere quello che bisognerebbe essere quando poi non lo si è, può creare seri problemi. Dove sta l'inghippo in tutto questo? Nel fatto che Facebook, dopo aver fatto questa ricerca, l'ha nascosta, se l'è tenuta nascosta, non l'ha divulgata perché ovviamente una roba del genere sarebbe stata una bomba atomica nei propri confronti. Quindi l'ha tenuta nascosta fino a quando una talpa interna ha iniziato a parlarne esternamente ai giornali. La notizia è arrivata ai giornali, dai giornali è arrivata anche alla politica, a tal punto che il governo americano ha richiesto un'indagine approfondita riguardo, come se poi non si sapesse, però vabbè, come se non si sapesse che i social potessero avere anche questo genere di problemi, portare a questo genere di problemi. Il governo americano ha richiesto quindi un'analisi approfondita riguardo perché la cosa non piace e leggendo su The Verge, in effetti, ho letto una frase che ci può anche stare. I social network è la nuova azienda del tabacco. I social network hanno un potenziale enorme, ma hanno anche dall'altra parte il rischio di essere estremamente pericolosi se usati in modo sbagliato. I social network sono sviluppati, sono pensati per sfruttare la tua psiche, sfruttare la tua psicologia contro di te. Ci sono team di ricercatori che lavorano tutto il giorno per cercare di capire come tenerti attaccato il più possibile. A tal riguardo vi consiglio caldamente di guardare su Netflix una serie uscita agosto dell'anno scorso, se non ricordo male, agosto 2020, che si chiama The Social Dilemma. Parla un po' delle big tech, delle aziende di tecnologia che trattano dati, Google, Facebook, e scorrendo su il concetto di come utilizzano i tuoi dati e come vogliono trattenerti il più possibile, come lo fanno sulle proprie piattaforme. Dategli un'occhiata perché è abbastanza illuminante, vi rendete conto di che cosa vuol dire avere un social network e utilizzarlo nel modo sbagliato. Aperto e chiuso parentesi, nel documentario si parla del fatto che i grandi delle compagnie tech che hanno figli non danno il permesso ai propri figli di avere i profili social. Fatevi una domanda e datevi la risposta da soli.